Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 11 dicembre 2018. Vi ricordo che come tutti quanti lunedì questa sera ci sarà la Quarta Repubblica in prima serata, cioè avremo questa sera ospite Di Maio, poi avremo tanti altri ospiti che ci parleranno della sicurezza, delle pensioni, insomma dei temi tipici di Quarta Repubblica. Non me lo dimenticate, mandate messaggini a chi se lo può dimenticare, insomma riuscire a trovare Rete 4 era un po' come un tempo riuscire a trovare Matrix a Canale 5, cioè una caccia al tesoro, però confido che molti di voi se lo ricordino. Buongiorno a Bibiana che ci sta guardando. Quali sono i temi di giornata oggi? Beh, il tema di giornata oggi su tutti i giornali ovviamente è la strage nella discoteca, dove sono morte 6 persone, di cui 5 minorenni, 14, 13, 15, 16 anni e una signora, una mamma di 39 che aveva portato la figlia di 11 anni a vedere il concerto di Sfera e Basta. Cosa? Vi faccio un riassunto di quello che avviene. Pinella, buongiorno. Quello che oggi i giornali commentano, i grandi filoni. Beh, c'è un filone di cronaca e la cronaca è su chi è stato, come mai, cosa ci è successo, quanti sono i feriti, le storie strazianti del papà che dovrà avere 4 figli, è una storia drammatica di questo padre che ha perso la moglie, che ha salvato la figlia e la cui famiglia è fatta da 4 bambini, di cui una mi sembra di 2 anni. Insomma, sono delle storie incredibili, perché poi quando entri nell'umanità la cronaca ti porta a non fare più considerazioni politiche, ma la zuppa è fatta di considerazioni politiche e quindi io di questa cronaca non parlo, non perché me ne disinteressi, ma perché è un argomento che se vi interessa potete trovare sui giornali da soli. E la seconda questione di cronaca è se hanno più o meno pizzicato questo che con lo spray avrebbe, questo deficiente delinquente che con lo spray avrebbe creato il gran casino, lo spray urticante, avrebbe rubato una catenina e poi avrebbe agevolato la sua fuga, si dice, attraverso l'utilizzo dello spray. L'avrebbero individuato, avrebbero trovato a casa sua delle dosi di droga, che però insomma per uso privato o per spaccio ancora non si capisce, ma non sarebbe indagato, secondo i giornali. Buongiorno Sabato. Allora, le considerazioni invece politiche che si fanno sono numerosissime, perché i giornali, come sempre avviene in queste occasioni, ma anche i genitori, anche gli avvocati, anche l'Italia, anche l'opinione pubblica, ma meno la zuppa di Porro, cercano di trovare un colpevole. Il colpevole ovviamente uno c'è, e c'è quello che ha iniziato con lo spray, e quello è un colpevole, ma non basta quel colpevole e non basta la colpevolezza della drammatica tragedia che può purtroppo avvenire nella nostra vita quotidiana, perché non è accettabile nel nostro mondo che tragedie di questo tipo avvengano. Molti di voi dicono poteva accadere. Morgesi dice: una bimba di 11 anni che ascolta una schifezza è come se fosse stata stuprata. Adesso, senza arrivare a questi livelli, alcuni di voi scrivono, fatemi dire quello che penso e che leggo sui giornali. Prima questione: Repubblica e altri giornali sull'onda, diciamo, del Partito Democratico ha denunciato e ha subito associato la bomboletta allo spray al comportamento della destra che associa la difesa personale a armi di difesa, come la bomboletta allo spray introdotta dal governo Berlusconi sotto a 20 centilitri. Questa è una minchiata. Ci sono le richieste. Oggi leggo l'intervista al presidente su Repubblica del Tribunale dei Minori di Bologna che ci spiega che bisogna rinunciare alla privacy dei bambini pur di dare loro maggiore sicurezza. Io, se volessi fare il moralista come fa il presidente del Tribunale, direi che più che alla privacy forse si potrebbe rinunciare che un bambino di 11 anni vada a Luna a aspettare un cantante, un rapper, un trapper in una discoteca in mezzo alla campagna. Ma questo è un altro discorso. Però se tu mi parli da moralista, caro Presidente del Tribunale, io ti rispondo da moralista, no? È del tutto evidente. Ma dice, gli spray al peperoncino sono armi di massa, anche le pistole. Che facciamo? Aboliamo gli spray al peperoncino e ritorniamo in discoteca come ai tempi nostri in cui c'erano i coltelli? Non è l'uno meglio dell'altro, no? Chi vuole delinquere può avere lo spray al peperoncino, può avere il coltello, può avere il cazzotto, può avere la falce, può avere il macete, può avere quello che cavolo gli pare, può avere il mattone. Chiaro, un delinquente è un delinquente e non è che il peperoncino gli rende più semplice la vita, è un altro strumento per delinquere in maniera per lui forse più efficiente, ma non meno grave, e soprattutto se gli togli il peperoncino ci sarà qualche cos'altro, no? È del tutto evidente. E che cosa facciamo? Pensiamo di abolire tutte le armi? Certo, possiamo farlo. Viviamo nel mondo senza armi, che è il mondo del presidente del Tribunale dei Minori di Bologna, per cui la colpa di questa vicenda è la troppa privacy di cui i bambini godono. Poi andiamo avanti, si chiama, questo l'ho trovato su Repubblica, interessante l'intervista a Frankie INRG, cioè
meglio conosciuto così, è un DJ, ex DJ, c'ha la mia età, insomma, non è più proprio un ragazzino, Francesco Di Gesù, dice, ma insomma, dice che queste discoteche vogliono fare affari a tutti i costi, che è la cosa che più va di moda oggi, no? Tutti i giornali dicono quanti biglietti sono stati staccati, questi se ne approfittano, eccetera. Allora io vi chiedo a voi moralisti dei miei stivali, caro mio amico DJ Francesco Di Gesù, allora se le discoteche vogliono fare affari a tutti i costi, mi spiegate per quale cazzo di motivo in quella discoteca a mezzanotte, secondo quello che dice il padre della mamma morta, e dicono tutti i testimoni, erano tutti ubriachi fradici? Tutti ubriachi fradici perché avevano bevuto l'alcol prima di entrare in discoteca. Chi lo dice? Un buttafuori di quella discoteca che peraltro si lamentava di quanta gente ci fosse, intervistato al Corriere della Sera, che dice erano tutti ubriachi. Allora, una discoteca in cui ci sono ragazzini tra gli 11 e i 15 anni, tutti ubriachi, che aspettano sto cretino che deve fargli una canzoncina, è colpa del sistema? È colpa del gestore? Sì, non doveva far venire tutti gli ubriachi. In tutti quanti bar, in tutte le nostre città, sono tutti ubriachi. E il problema forse qual è? Che lo stesso DJ dice, beh, insomma, certo una mamma che si porta un bambino di 11 anni mi sembra un po' ridicolo. Ecco, io vi dico, non voglio fare il bacchettone, il rock non è figlio del diavolo, non penso che uno non possa vedere il trapper e sentirsi quella merda di discorsi, di canzoni, di quei testi che ovviamente neanche i bambini spero ascoltino, di Sfera Ebbasta, che non è Fedez, fa schifo. Questo non è Fedez. Fedez può piacere, non mi può piacere, ma non è questa roba qua. Chiaro? Voi ascoltate questa roba qua. A 11 anni avete vostro figlio che vi porta all'una di notte in una discoteca piena di drogatelli e pieni di alcol fino a qua. Io non voglio fare il moralista, ma sapete dove andate? Sapete semplicemente dove andate? Non fate, oh, c'era uno con lo spray al peperoncino! E con tutti i resoconti di oggi ci spiegano che lo spray al peperoncino è purtroppo una costante in questi posti. Mandateci i vostri figli se volete, ma assumetevene semplicemente il rischio. Io andavo in moto senza casco all'epoca mia, pensate voi che rischi correvo. Quindi semplicemente non facciamo i piagnucolosi, il sistema, la discoteca, la cosa. È meglio forse un rave in mezzo. L'altro giorno c'è stato un rave, hanno identificato 500 persone, tutti ovviamente che spacciavano. Che fai il rave? Te prendi le margherite cogliendole nel parco? Lo sai, questa è giusto che avvengano tragedie così? No, ma pensare che sia colpa del gestore questa tragedia, che avrà fatto sicuramente gli affari suoi, non c'è un dubbio che ha fatto gli affari suoi, mi fa ridere. Tutti quanti i DJ poi difendono Sfera Ebbasta. Io non voglio attaccare Sfera Ebbasta, ma quando io mi sento dire che Sfera Ebbasta, perché intervista all'altro, tutti quanti se ne approfittano di questi giovani, se ne fregano, che bevono e che c'hanno il peperoncino e che stanno là. Ma Sfera Ebbasta, scusate, Sfera Ebbasta che doveva stare lì alle 10 e se stava a fare una marchetta. Quello che cosa sta pensando? Cioè, quello alle 10 stava a Rimini, poi in realtà poi era mezzanotte, è finito a Rimini, ha preso la macchina, andava lì a fare le due canzoncine all'una, il che va benissimo. Quello che cosa pensa? Alla nostra moralità, al bene del mondo, al climate change, a tutte ste minchiate, alla riscossa delle periferie, ai trap in cui lui ha vissuto. No. All'argent pensa, il che è legittimo, è un artista o quello che minchia è, vuole fare soldi. E allora ce la prendiamo con quelli, ma non ce la prendiamo col trapper che vuole fare soldi e tiene una specie di gregge, di cretini ubriachi ad aspettare lui che gli dice due cose. Ma per legge in discoteca non possono entrare solo i maggiorenni? Cara Sasha, no, quella non era una discoteca, quella era un DJ set, ma era anche una discoteca, insomma, possono entrare, bevono. Comunque, io non trovo che questa sia una roba drammatica quella che è avvenuta. Non si può pensare che ci siano dei bambini di 15 anni che possano morire. Però vi dico semplicemente che purtroppo tragedie di questo tipo, in luoghi di questo tipo, non sono evitabili, la dico proprio dura, non sono evitabili, perché c'è un mischio di incontrollabilità, di emarginazione, di incapacità dei gestori di gestirlo bene, appunto, e di delinquenza che si concentra là, per cui purtroppo sono diventati luoghi del rischio. Ci vuoi andare? Certo che ci vuoi andare, non facciamo i fenomeni per un cazzo di cosa che è successa ieri, una tragedia, ce ne sono migliaia che avvengono ogni giorno, in cui quello che succede sono le vomitate dei nostri figli, perché questo avviene al di fuori di questa roba. Comunque, insomma,
Io di questo ho le idee piuttosto, come posso dire, accese e discuto sempre con tutti, perché l'idea che sia adesso tutta la colpa del gestore è una cosa che mi fa impazzire. Cioè, la colpa di tutto questo cos'è? La ringhiera arrugginita. La colpa di questo che cos'è? Il gestore ha sbigliettato 100-200 biglietti in più. Sì, può essere che ha sbigliettato 100-200 biglietti e ne pagherà le conseguenze. Sarà l'unico che pagherà le conseguenze di questa vicenda. Ma è giusto secondo voi? Secondo voi questi morti derivano soltanto dal gestore che ha fatto 200 biglietti in più? Siete mai stati in un autobus pubblico? Siete mai stati in un luogo pubblico, in una piazza pubblica? Siete mai stati in un pub, in una discoteca, in un cinema, in un teatro? Bene, voi siete così sicuri che là dentro è tutto perfetto, se dovesse avvenire quello che è avvenuto l'altro giorno con lo spray al peperoncino? Io purtroppo non sono così convinto. E comunque non vi preoccupate, quelli che sono perfetti c'è cinema, destinati a morire perché non ci va più nessuno. Salvini, ieri per andare a parlare di politica, ieri Salvini che cosa ha fatto? Ha incontrato i 15 sigle sindacali che si sarebbero dovute, che hanno manifestato a Torino. E beh, qui il giudizio, forse quello di Repubblica, è quello più calzante, perché dice schiaffo a Di Maio, perché Di Maio è il ministro dello sviluppo economico, sarebbe stato lui a doverli vedere questi, li vede domani. Il fatto, di fatti, il fake quotidiano dice che Salvini convoca il partito degli affari. Il gestore vuole fare soldi, ma a discapito di cosa? E io so tutto questo che compito ha. Boh, come mai Sfera Ebbasta e come cazzo si chiama non si era lì? Non ho mai sentito che un concerto inizi all'1:30 di notte. Invece no, iniziano purtroppo i DJ set iniziano a quell'ora. Cioè, porti i bambini di 14 anni all'1:30 a sentire il DJ set. Ma quale sistema? Dai, non è colpa del rock, ma dei genitori forse. Ciao Nick, Catania presente. Purtroppo per noi genitori hai ragione. Dania, quando io oggi sento nelle costruzioni dei genitori che dicono io non ho potuto dire ai miei figli di non andare, io dico allora non gli possiamo dire di non bucarsi, gli possiamo dire di non prendere il crack, non gli possiamo dire di scusami già che ci sei, magari non pinnare a 300 all'ora con quella cacchio di moto che ti ritrovi, insomma, magari qualcosina glielo dobbiamo dire a questi figli, penso, poi magari non gliela diciamo, però quando non gliel'abbiamo detta non diciamo che è colpa dello Stato, che è colpa dei mancanti controlli, i controlli falli a casa, no? Se quelli arrivano ciucchi come delle scimmie, quelli non se li prendono in discoteca quelle robe, se le prendono prima, vabbè, che gran coglione che sei, questo a Luca, a sentire un cretino, ci si nasconde dietro il gestore per giustificare le responsabilità della famiglia, della scuola, vabbè, sì, non si parla dei mezzi di trasporto stracolmi, su quello guarda, se succedesse una cosa in un mezzo di trasporto voglio dire che fine facciamo, ma quanti poliziotti o carabinieri c'erano? Che ne so, ma non ci sono in discoteca, grazie al cielo, poliziotti e carabinieri, fino a prova contraria, magari stanno fuori a controllare che non si guidi ubriachi, ma lì erano tutti minorenni, non ce n'era uno che guidava, pochissimi che guidavano, anzi, genitori che non bevevano e che aspettavano i figli fuori, che sentivano Sfera Ebbasta. Questa è una roba che mi fa impazzire, impazzire. C'è dentro il trapper che dice delle cose tremende, eccetera. E in Italia come vai a sentire il trapper? Con mamma e papà che ti porta con la 500 alla discoteca in cui sono tutti ubriachi. Beh, boh, se è tutto normale, vabbè. Ultima cosa, è bellissimo il pezzo della Gabanelli oggi sul Corriere della Sera sulla NASPI, cioè l'assegno di disoccupazione, perché lei ci dice che nel 2005 e nel 2015 l'unico centro dell'impiego che è riuscito a verificare che non siano state rifiutate le offerte di lavoro e quindi si dovesse ridiminuire la NASPI è quello di Trento. E poi ricorda sempre oggi la Gabanelli sul Corriere della Sera che per 28.000 bonus che avrebbe dato la NASPI per un'ulteriore formazione, soltanto 2.800 ne hanno fatto richiesta. Dice, ma dove andiamo con questo reddito di cittadinanza? Boh, per quanto riguarda oggi il retroscena dei giornali, si dice che il reddito di cittadinanza probabilmente verrà messo dei paletti molto stringenti, perché questo vuole l'Europa, perché si rientri nel deficit del 2% e anche sul quota 100 in realtà probabilmente verrà fatta per un anno, non di più, e con delle regole, insomma, molto stringenti. Potestà genitoriale persa. Mi avviso chi ha spruzzato spray era un PR di un altro locale concorrente per sabotare la sera. Guarda, questa cosa degli spray oggi su tutti i giornali c'è scritto che ovunque purtroppo avvengono queste cose. Un saluto a Porto Alegre. Sembra che sia una correlazione tra musica, un mondo che va tutto rovescio. No, è sempre stata così. C'è sempre stato un elemento, voglio dire, come possiamo, di grigiume, anche di delinquenza. Di ribellione alle regole, ma quello che io dico, abbiate pazienza, io mi ribello alle regole, non con mamma e papà che mi aspettano con la macchinetta fuori dalla discoteca.
Non è che io mi sono ribellato perché ascolto Sfera Ebbasta e mi porta mamma a sentire Sfera Ebbasta. Che ne pensate? Io meglio che non lo sento Sfera Ebbasta, ma se la volete proprio sentire, mi ribello, non mi faccio accompagnare da mamma, o no? Ma questo voglio dire nulla togliendo al fatto che si tratta di una tragedia incredibile e che oggi forse sono stato anche un po' esagerato, perché è il momento di piangere i morti più che di fare grandi considerazioni, diciamo, sociologiche. Questa sera alle 9.30 su Rete 4 vi aspetto a Quarta Repubblica, sarà ospite Di Maio, il vicepresidente del Consiglio, con lui e con tanti altri cercheremo di capire che cosa succede in questo benedetto paese. Ciao!